Cominciamo con la social top 10 della settimana, prego. Allora, al numero 10, dice, ma ancora fate sta cosa? Quest'estate ho l'Olanda a palla su tutte le spiagge italiane, dice ancora, fino a quest'estate avanti. Ho l'Olanda, ghiacciole, occhiali da sole d'ordinanza, c'è gente che si prepara già adesso, già in primavera. A sto punto facciamo la secessione e organizziamo un Memo and Friends con tutte le sue versioni di Ollolanda. Secondo me facciamo il pieno, si comincia a ragionare, capite, in prospettiva. Ancora, oh, poi questo l'ho trovato un tweet strepitoso. Allora, gli artisti vanno ricordati quando sono con noi, dopo non ha senso. Per questo da sempre in radio racconto quei personaggi dello spettacolo che i media hanno messo da parte. Mi riferisco ad esempio a Fred Bongusto o Memo Remigi, che hanno dato tanto ma sono dimenticati da tutti, scrive Francesco Troncarelli. A Francesco Troncarelli chi risponde? Risponde Memo, che gli fa: Francesco, ma sono più presente adesso che non qualche anno fa. Che dici? Il mio amico Fred Bongusto non sta bene da tanto tempo, ma credo che nessuno l'abbia dimenticato. Facciamo un applauso a Fred Bongusto. Soprattutto facciamo pure un applauso al povero Francesco, che non si è accorto della tua presenza qua, che sì, che noi il nostro è lo stiamo dando, no? Ok, allora, gli sfidanti della settimana hanno mandato questo video, vediamo un attimo, un pezzetto, diciamo così. Ollolanda. Esattamente. Ollolanda. Ecco qua, è un trio, sono dei giovani ragazzi, sono qua, eccolo qua, prego, avanti, la Metis Band. Metis Band, eccoci qua, ok, allora, benvenuto, piacere, eccoci, Diego, piacere, ok, come ti chiami? Riccardo. Sì. E Leonardo. Sì. Steven. Steven, ok, di dove siete? Di Parma. Di Parma, capito, Francesca. Francesca, non puoi votare a Memo stasera per nessuna ragione al mondo, lo dico subito. No, vabbè, io sono di parte. Prima i parmigiani, ok? Ok, perfetto. Quanti anni avete più o meno in media? Io lui 23, lui 18, giovanissimo. Che facendo la media mi vai sui 19 e mezzo. Sono d'accordo. Capisci? No? No, per dire, ok. E voi vi chiamate? Metis. Metis Band. Che ci sarà una ragione tutta vostra, ma comunque ci atteniamo per noi. Sono sempre sbagliati per definizione. Ok, perfetto. E abbiamo... Abbiamo il video però del testimonial, perché te sempre... Si è esposto. Sì, l'altra volta avevi un po' sgravato, Memo, te lo dico. E, ok, questa volta abbiamo... No, vabbè, la controfigura. Chi è? Vabbè, chi è? È vivo. È vivo ed in gran forma. Non dico, attenzione ragazzini del web. Io sostengo, voto, tifo, amo fortemente Memo Remigi. Votatelo perché lui vi darà di più, sempre di più. Memo, I love you. Lucio Ogone per Memo Remigi. Ringraziamo Memo Remigi, prego, sul palco. Ok? A questo punto aspetta un attimo, ok? Fate quella cosa. Dov'è? Ecco, vai, Sandra, lui distratto. Ok, aspetta, vai, questo è il momento, scusate. Vai. È tutta nostra, ok? Aspetta. Serato. Va bene? Aspetta. È diventato un programma serio con tutte le cose sue. Ma non dovete farvi i complimenti dopo che l'avete fatto, è normale, riuscirci, capito? Ok. Scusa, Bob, non distrarti. Bob, per favore. Bob, Roberto. Vai. Sapessi com'è strano? Vabbè, no. Esatto. Sentirsi innamorati di da Milano. Faccio di tutto. E comunque ci ha voluto piazzare quei due punti che si ha, capito? Comunque ci ha voluto di mettere. Senti. Dimmi. Come, vabbè, niente, quindi che... No, quindi questa sera spero di vincere almeno una volta. Certo, vabbè, perché questa è la speranza. Sto facendo delle figuracce anche, no, soprattutto con il mio cagnolino, con il mio bassotto, che mi dice, ma perdi sempre. Vorrei rifarmi questa sera e soprattutto vorrei coinvolgere il pubblico.
se tu permetti. Ah, no, come l'altre volte. No, 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 vorrei coinvolgere il pubblico, nel senso che vorrei che il pubblico di Propaganda Live, per una volta, al termine della mia esibizione... Devo darsi, invece no. Lasciami finire. No, scusa. Vorrei che ballasse il pubblico. Ballasse il pubblico. E questa sera ho scelto un samba. Ah. Vorrei anche l'aiuto di Mirko. Ti sei accorto che le altre volte l'hai annoiato? Sì, me ne sono accorto. E allora questa sera, se cortesemente alla fine, quando io terminerò l'esibizione, vi alzate tutti e balliamo un po' di samba. Tanto per sgranchire anche un po' le gambe, visto che siamo stati seduti tutta la sera. Parco atto che poi gas e finire. No, 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 non provocarmi, lo sai che se mi provochi. Allora, siete pronti? Mette mano. No, scusate. Siete pronti? Ma che? Sì! Ragazzi, è un villaggio turistico, veramente. Anche cantare però, vai. Sì, e nient'altro, che altro deve fare? Pagamo lui. La pasta asciutta. Vai. Olanda, per favore vai via, perché qui a casa mia non li sbarcherai mai. C'è tanta gente che rimane indifferente e di coscienza non ne ha, perché se vivere o morire in mezzo al mare, a chi mai importerà? Dai, 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 la Meloni è arrabbiata, quella nave pirata non la fa più dormire. Ma poi se parla con Matteo, la soluzione troverà, anche se i porti sono chiusi ormai, che mai succederà? Concludendo poi, sono tante le emozioni, ci stanno presto le elezioni, se danno tutti da fare. Vai, vai, samba, samba! Vai, samba, vai, 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 vai. Okay. E ringrazio veramente un pubblico dotato di grande umanità, e veramente commovente a tratti, ma non c'era bisogno. Voi sono finite sempre prima, avete fatto un giro in più, cioè delle cose veramente inutili sono state provate tutte quante, Memo, grazie. Grazie a voi. Grazie a questo. Chi ha detto bis? Una no, è stata una... Chi è? È stato un conato di vomito. No, è mio figlio, scusa. Ho capito, guarda, niente. È mio bello, figlio. Fai no, mio non, bambino, non voglio fare la spia, ma c'è stato un conato di vomito da questo lato. Okay. Ti sei alzato tu per ballare? Io non mi sono alzato e spero che... Grandissimo, spero ho apprezzato che, moltissimo. Spero che Remigi per questo perda. Sono seria. Allora, a questo guarda, punto... Si so deve... che avevi certo basta, un po' di basta, difficoltà. Basta, hai fatto il tuo, levati di mezzo. Allora, allora tocca a voi tre, adesso sì. Taci. Sì, sì. Posso sedermi? Prego, ragazzi. Posso sedermi? Non lo so, basta che non dia, tu non dia fastidio. Ah, no, scusa. Vieni qua, okay. Okay. Metto di qua. Bravo, metti di qua. Vado da Marco. Vieni perfetto, qua, ok. Vado da Marco. Ma non era letterale, dico vieni qua da queste parti. Sì, deve. Ok. La metti in spend, Propaganda Live. Tanto perdo. Ci tenevo a dire che noi siamo qui per provare a far vincere Memo. Memo vincerà in ogni caso. È una missione. Memo, ti amiamo. Oh l'Olanda,
dirsi innamorati a Milano. A Milano. L'Olanda mi ha fatto un atto ostile nei nostri confronti, mettendo una nave battente bandiera olandese a fare trasporto di migranti a casa nostra. Oppure l'Olanda ci dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata, quindi queste persone si fanno sbarcare e l'equipaggio si arresta, la nave si affonda! Veramente, prego, prego, tornate al centro del palco, lasciate il palco quello, lascia il microfono, di molestare Marco, torna a molestare me che sono abituato, vieni. Ok, veramente un gesto di cavalleria da parte di questi giovani che non dimenticano le tradizioni ma poi vanno avanti. Allora, dimmi. No, a te non devo dire più niente, a questo peccato. Punto devo dire al nostro pubblico. Allora, siete chiamati al voto, una grossa responsabilità. E avete le mani per votare. Posso dire che sono... No, che dire, fa dichiarazione di voto pure, c'è Marco. No, volevo solamente dire una cosa. Sono molto emozionato. In fondo, scusa Diego. In fondo l'emozione non ha età. Allora, vabbè, ma questa è tutta... Ne hai altre, sai? Ok, allora fermi, che fate così? Che vuol dire sta cosa? Che fate con ste manine? Allora, adesso, chi vota per l'antichità, per quel passato che noi non vorremmo più, come dire, no? Sì, che ce lo ricordiamo, però uno comunque, no, quel passato ancora un po' ammuffito, un po' operato, così, e la tradizione che comunque va rinnovata, eccetera, eccetera, quindi... Per memoria Migi e il suo samba stantio può alzare la mano se proprio volesse. Prego. È buono, okay. Buono, dai. Ok, vabbè. Ok, basta. Buono. Ok, grazie. Adesso, chi invece desidera votare per il cambiamento, il rinnovamento, quella linfa vitale di cui la musica italiana ha bisogno, soprattutto in questo momento di attività culturale, del nostro paese, prego, sulle mani per la mente. Molto bene. E anche questa votazione è andata, io vi ringrazio molto, quindi voi avete fatto in qualche modo vincere comunque la Mettisberg. Grazie, è stato veramente un dispiacere. Pensa che fai così, è stato sportivo. Quasi mi butto. Devi essere sportivo. È stato un dispiacere. Che c'è? Quando si scherza adesso parliamo sul serio. Io non posso, dopo 6 settimane che cerco di vincere, non vincere una volta, per cui non sono ignota, mi ritiro dalla lotta. E quindi? Allora, no, mi allora, ritiro, non gareggio più perché è inutile. No, non lo sapevo. Non è che abbia molto ancora da vivere, per cui vorrei... Vorrei avere una soddisfazione. Allora, aspettate. Allora, siccome... Sapevamo, ormai abbiamo conosciuto qua, sei carta conosciuta, e sapevamo che avresti fatto un'inutile polemica. Abbiamo uno strumento inattaccabile, sì. E quindi vorrei fare, abbiamo la scienza che ci viene in soccorso, e quindi vorrei far entrare The Cloud, la nuvola, prego, un applauso a Gaia Riposati e Massimo Di Leo. Ciao. Allora... Gaia e Massimo, allora tu mi chiederai cos'è questo batuffolo? È la pecora! Bravissimo, ecco. Potrebbe sembrare una pecora, invece...
È uno strumento per votare assolutamente di nuova generazione. Puoi spiegare al pubblico ignorante di cosa ci stiamo dotando? Lei è una nuvola che è un... Lei, cioè una persona, lei, ne parli diciamo, chiaramente, lei è entrata a far parte della nostra vita. Lei è una installazione interattiva che tende a rendere visibile quello che succede nel cloud. Sta parlando caso, seriamente, non è sì, capito, no, ci credo, no. No. Lei è una nuvola pecora che tende a rendere visibile quello che c'è nel cloud e in questo caso lei reagisce ai tweet. A che reagisce? Ai tweet. Come in calenda qualsiasi, praticamente. Esatto. Ok. Che vuol dire che reagisce ai tweet? Che monitora quello che succede su Twitter e quando vede passare un hashtag di un certo tipo fa un lampo di un colore piuttosto che un altro. Allora, voi non ci state prendendo per il culo, dopo ce la fumiamo, dopo! puoi fare ciò che vuoi, io tutto il giorno faccio così. Allora, quindi Memo, adesso veramente non... possiamo fare? Abbiamo... Zitto, è un momento delicatissimo. È un momento di verità questo. Sì, sto facendo tutto questo per te, sto coprendo di ridicolo per te. Adesso noi come facciamo a simulare la cosa qui? La nuvola? Intanto ho fatto un lampo giallo qualche istante fa perché è passato un hashtag propaganda live. Allora potremmo decidere due hashtag, uno per un gruppo, uno per l'altro. Allora abbiamo hashtag vota Memo. Questo è per il pubblico da casa e voi qua non c'entrate niente, ok? Allora, hashtag vota Memo, si illumina di rosso lei. Sì, sarà un lampo rosso. Ok, l'hashtag vota Metis, che sarebbero loro, che si illumina, fa sì che si illumini di blu. Sarà un lampo blu. Quindi se adesso a casa uno fa vota Metis, lei blu. Lampo blu. Se fa vota Memo, rosso. Sì. Tutto questo tu dici che succede così. Allora io ho... Io lo spero che succeda. No, niente. Ok, ho una specie di timer, ho io qualcosa qua. Ok, è questo qua, lo aziono io con questo? Sì, ok. Sì. Adesso per un minuto... Dove vado? Togliti, che sto spesissimo. Vado di qua. Guarda. Ecco, guarda. No, questo è già dopato. Allora vado un minuto, ok, e vediamo che succede. Ok, adesso voi fate una musica, capito, di tensione. Che è come quella di prima. No, ok. Allora adesso... Queste cose è rosso, blu, molto blu, Memo, guarda Memo, blu, adesso accidentalmente rosso, casualmente, blu, questo è un momento blu. Veramente che non avrei mai pensato di vivere, francamente, ok? Sembra il mio cervello, ma questa la fate voi a casa, la producete? Sì, l'abbiamo costruita noi ieri. Un'autoproduzione, sì, non la fa Apple. Passate le giornate così, cioè, con queste nuvole. E sperimentate anche su altri hashtag, immagino. Vedo bello rosso, rosso, blu, beh anche molto blu, attenzione, rosso Memo. siamo 12, 11, blu, è blu, 2, 1, Memo guarda, blu. È Capodanno, Memo, anche la scienza ti condanna, è inesorabilmente blu. Bene. È andata così. Per cui a questo punto mi ritiro e non ci sono più. Anche il meteo ti è accostato. Anche il meteo mi ha portato. Grazie Memo, grazie, è stato un piacere. Grazie mille, grazie a Gaia. E complimenti per questa cosa. E grazie alla Metis Band. Grazie ragazzi. Pubblicità, tra poco continuiamo con la Social Chapter. Eccoci tornati, siamo in piena Social Top 10, andiamo dopo il delirio all'Olanda, andiamo al numero 9. Allora, su Instagram si fanno delle sfide, si scrive spesso ai propri idoli sperando di avere un qualche riscontro. Fornelli 5 scrive a Douglas Costa, al calciatore della Juventus: se Douglas Costa mi risponde mi giro tutto il paese in pigiama con le pantofole. A volte accade che l'idolo risponda davvero, Douglas Costa qua con una serie di faccine, e quindi segue video. Eccolo qua, questo è Fornelli 05 che
che niente, che si è girato il paese così, perché? Perché gli ha risposto da Crascosta, vabbè, sono scelte, comunque, niente, andata così. Prego, andiamo avanti, vediamo, dovremmo avere altra cosa. Ecco qua, qua abbiamo questa scusa, lui non ha perso una scommessa, in realtà sì, Fedez, mi sono giocato una partita di ping pong con mia moglie con tanto di scommessa, se mi vedete con Cocco come sospensorio significa che ho perso, e ciao. Federico dice, se Fedez mi risponde mi tuffo nell'Olona, uno dei fiumi più inquinati d'Italia, e Fedez scrive, aspetto il video. Ora, Federico 04 non si è tuffato nell'Olona, ma si è tuffato qua dentro, eccolo qua, in una fontana, non sappiamo se altrettanto putrida, e però l'ha fatto, non è proprio la stessa cosa, ma va bene. Dopodiché che cosa è successo? Che Totti ha pubblicato questa foto, è arrivato Gabriel Camanni che ha scritto, Francesco se mi rispondi mi tuffo sul Tevere, e Totti ha scritto, a bomba. A quel punto Gabriel Camanni è andato su Tevere, eccolo qua. Questo video è per Francesco Totti. Ecco qua. Che cosa non si fa per Francesco Totti? Un applauso. Andiamo avanti, numero 8. Sale il prezzo della benzina in autostrada fino a 2 euro al litro alla vigilia del ponte del 25 aprile, questa è la notizia del 24, e dice benzina a 2 euro, e allora le primarie del PD, che comunque è sempre 2 euro, ok, ancora, cacchio me ne frega, a me si aumenta la benzina, tanto sempre 10 euro metto io, guardate che fine come ragionamento, è astuto. Qualcosa mi dice che non vedremo Salvini vestito da benzinaio, è uno dei travestimenti che non vedremo stamattina al rifornimento, così, così, da sommelier. E poi parte un cine benzina sotto i 2 euro, niente, ancora ufficiale benzinaio, il pieno può attendere, ancora colazione da Damoil. Questa è carina. Solo un miglio con la verde, questo è anche questo. Andiamo avanti, al numero... 7. Alcune notizie così diciamo un po' bizzarre, nasconde 40.000 euro nello strudel e la fidanzata li brucia nel forno, 40.000 euro, però lo strudel è venuto una bomba, come hai detto Lello? Due geni, tra lui e la fidanzata. Rimini, denunciato l'amante 85enne della nonna, fanno troppo sesso. E dice nonno libero. Questa era, vabbè, ma si può, evade dai domiciliari per arrostire la carne a Pasquetta, questa è un'altra notizia, Napoli Today, una fuga andata in fumo, cotto in flagrante, arrosti i domiciliari, ti dichiaro in arrosto, serial griller, ecco qua. Andiamo avanti, numero 6. Tante scaramucce, polemiche fra 5 Stelle e Lega, è arrivata anche questa del Messaggero, che un po' da verificare, poi in realtà parzialmente forse smentita, non si sa. Cioè, eravamo tanto amati, ma anche no. Di Maio e Salvini, la rottura è anche social, si defollowano a vicenda su Instagram, cioè non si seguono più su Instagram, notiziona, il Messaggero ha pensato di darcela. Di Maio e Salvini si defollowano reciprocamente su Instagram, e ora il futuro del governo è tutto affidato alle capacità conciliatrici di Barbara D'Urso. Salvini e Di Maio non si seguono più su Instagram, aspettiamo impazienti uno che pubblichi stati passivo-aggressivo e l'altro che risponde con una foto del Berlusca con la didascalia, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, che pare sia una prassi e sui social, ancora non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avrebbimo dovuto darci ancora. Vabbè, bellissimo. Questa è stata una citazione della citazione. Di Maio e Salvini si sono tolti il mi piace su Instagram e si sono scombagnati, che è un modo di dire. E vabbè, dai, finché non si bloccano su WhatsApp la cosa comunque è irrimediabile ancora. Quando succedono ste cose sono sempre più deboli che ci vanno di mezzo. Per esempio il povero Conte, ora con chi andrà a vivere, con chi passerà le vacanze? Come tutte le migliori coppie avranno già creato dei fake per controllarsi a vicenda. È vero? Non è vero? Non si sa. Intanto... questa settimana
impazza questo account su Instagram, Luigi Di Maio somiglianza, non ci chiedete niente, non sono in grado di darvi risposte, so solo dirvi che esiste questo account, non so se si può andare su e giù, ecco, sono tutte foto di un tizio che secondo l'autore somiglia a Di Maio, ecco qua, e niente, è proprio il concept di questo account su Instagram, guardate, e ce ne sono tante, lui sarebbe Di Maio, potrebbe essere fake di Di Maio fatto apposta, ecco, per controllare Salvini, non lo sappiamo, no. andiamo avanti, numero 5. Ecco qua, oh, qua ritorniamo in zona TG2, Luca Salerno, giornalista del TG2, scrive: questo signore, sarebbe Barack Obama, che è stato per 8 anni presidente americano, chiama le vittime degli attentati di Colombo adoratori della Pasqua invece di cristiani, hanno paura pure delle parole, perché? Perché Barack Obama ha scritto di attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka, grande dibattito su questa espressione usata da Obama in questo caso, andiamo avanti. Qualcuno dice, la informo che quell'espressione significa letteralmente fedeli in preghiera durante la messa di Pasqua e ha quindi un significato particolarmente centrato sulla partecipazione al rito per motivi di fede, ma non mi stupisco. Andiamo avanti. Ha usato Google Translator, qualcuno fa notare. E in effetti, eccolo qua, Easter worshippers, adoratori di Pasqua, dice Google. The Gettys on the table, zio, qualcuno comincia ad aiutare Luca Salerno, che insiste, ecco gli adoratori di Pasqua del signor Barack Obama e della signora Hillary Clinton, shame on you, lui quindi insiste sulla sua versione. Ma questo usa lo stesso traduttore di Mussolini, cioè, che ricorderete, diciamo, polemica precedente. Per tutti i laureati ad Oxford, insiste Luca Salerno, quelli massacrati ieri nelle chiese si chiamano cristiani, fatevene una ragione. Ancora con sta cazzata, cioè la gente dice, guarda che ti stiamo cercando di aiutare, ti stiamo venendo incontro, ma il TG2 ha una, diciamo, ha una pattuglia abbastanza organizzata, Easter Worshippers, scrive Anna Mazzone, anche lei, sono proprio senza vergogna, quindi diciamo, la cosa ha fatto breccia in redazione. Qualcuno dice, Luciano Kelfi, altro giornalista, su un sito specializzato sullo slang americano, si legge quel che si vede in foto, quindi non è proprio tutto bianco o tutto nero, qui mi fermo e qui mi taccio, Easter Worshippers, c'è appunto una spiegazione che darebbe ragione alla loro versione. In realtà qualcuno dice Urban Dictionary è aggiornato spesso dai lettori ed è a volte a metà tra il satirico e lo slang explain, vedi allegato, mi taccio anche io, buona serata, cioè loro prendono un sito che ironizza su alcune espressioni e per esempio sul tuo sito specializzato un cristiano è il tuo amico famoso e divertente che rimorchia i ragazzi, vedete, Christian, he makes you laugh at stupid things, he's a ladies man, quindi c'è stata presa una cosa di satira, presa per vera, sempre da giornalisti, in questo caso del TG2, andiamo avanti, sbagliare umano, perseverare è diabolico, oltre c'è solo il TG2. Andiamo avanti, numero 4. Oh, torniamo alla questione Mitra e Morisi con un rapidissimo Cine Mitra, Cine Morisi, a qualcuno piace carico, ancora andiamo avanti, il caricatore dei 101, 1 nessuno, 100 Mitra, le foto ignoranti, Lala Bang, arsenico e vecchi elmetti, rat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 
particolarmente. E andiamo avanti ancora, numero 3. Oh, questa invece è la foto di Di Maio, lui l'ha passata così la Pasqua. E buona Pasqua a tutti, state con le persone che vi fanno stare bene, fatele stare bene a vostra volta, siamo tutti bene, stiamo bene, è il bene che caratterizza tutti noi. Un saluto dagli splendidi fondali della Sardegna. Qualcuno risponde subito: chiudete i porti ora, ora, solo per oggi, chiudete i porti ora, adesso, adesso, la pancia del paese. Immersione fantastica, amici, questa è un'altra Bufala News. Buona Pasqua a tutti, questa è Virginia Raggi, oggi al Campo Rom in via Salviati per portare gli auguri a militari della Brigata Sassari e alla Polizia Roma Capitale. Virginia, ma la colomba bauli da 5 euro gli dai? Ma veramente, ma che? E qua è Salvini che pubblica le sue foto, questa è una, pronti alla gita in montagna con procione, coniglietto e unicorno. Buona giornata, amici. A seguire manca solo Conte, il Consiglio dei Ministri è quasi al completo. I peluche li ha vinti al tirassegno del Luna Park sparando col mitra. Alla salute vostra e di tutti gli italiani,
e qualcuno appunto cita mitra e prosecco, leghista perfetto, diciamo, citando vecchi slogan. Andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 2. Oh, numero 2. Numero 2. Ogni volta che succede qualcosa a Gesù, ingrasso 3 kg. E in questo caso parliamo di pasta. Allora, c'è questa pagina abbastanza bizzarra. Agnelli di pasta di mandorle brutti. È un mondo fantastico oggettivamente, cioè, parliamo sempre anche male dei social, diciamo, ormai, però ci stanno delle pagine che pure ti mettono veramente di buon umore, perché pensi a quando gli è venuta l'idea all'autore di farla. Ne deve aver visti talmente tanti, ha detto ci faccio una pagina. Agnelli di pasta di mandorle brutti, e seguono alcuni esemplari. Questo è il primo. Ma a parte tutto, ma perché c'ha 5 zampe? Che vedete, sono 5, effettivamente. Dai, ha fatta una di troppo, dice, vabbè, se ne accorgono. Andiamo avanti. Pecore Ikea, ti danno i pezzi, poi montala tu, ammonti tu. Poi c'è questo qua, pure, un altro esemplare. Dice, questa mania da agghindarli come dei puttanoni, poi me la spiegate. Effettivamente c'è dell'eccesso qui. Questo è un altro. Per bisonte. Discutibile, prego. Bisonte di Dio che toglie i peccati dal mondo. Poi, ancora, c'è quest'altro. E qualcuno trova delle somiglianze, devo dire, veramente stupefacenti. Ecco qua. Sono identici. Chiellini e questo. Oh, questo poi è un altro, ancora. Che questo è quando non ti accorgi della porta a vetri. E praticamente dai una musata e resti un po' così, un po' schiacciato. Questo è un altro, anche questo è un po' così, situazionista. Lo hanno lapidato con gli ovetti, poraccio, cioè gli hanno tirato tutti gli ovetti e è finito così, sfragnato così. No, vabbè, ma che è? Questo è ancora più così, è morto da giorni questo. Questo è andato poverino. L'affogato alle mandorle, questo è il classico caso di affogato alle mandorle. Ancora abbiamo questo qua, quello nero, e infatti mangiamoli a casa loro. Questo. Poi c'è questo qua strozzato, e anche qua qualcuno c'ha. Ognuno vede le somiglianze che trova. Dice, slacciate immediatamente il fiocco. E niente, si continuano a vedere somiglianze. Andiamo avanti. Poi c'è quest'altro che invece è tutto un altro clima. Rasta di mandorle. E anche qui sulle somiglianze e sto. Questa è una patti bravo di Sanremiana memoria. E andiamo avanti al numero uno. Al numero uno, Salvini a Corleone per combattere la mafia. I 100 pasti, eccola qua, questa è la numero uno della giornata.